Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì 4 o 5 maggio 2010. Il titolo del video è I costi del Quirinale. Cari amici, questo video è per tutti voi, ma io lo indirizzo prevalentemente al nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e magari prego voi, cari amici, di farlo pervenire voi al Presidente della Repubblica, visto che voi certe strade del web le conoscete meglio di me. E io mi rivolgo quindi al Presidente Giorgio Napolitano per via di un articolo che ho letto su questo sito, Agora Vox, cioè la voce della piazza. Agora Vox, il cittadino fa notizia. E gli addetti alla segreteria personale del Presidente della Repubblica possono senz'altro andare a vedere di che si tratta. Il titolo dell'argomento in questione è Dimmi su che poltrona siedo, ma non chiedermi chi ero. A me non interessa qua la questione dei riferimenti politici. A me, caro Presidente Giorgio Napolitano, interessa soltanto sapere se questo scritto apparso su questo blog Agora Vox, la voce della piazza, sia veritiero o sia falso. Io spero che sia falso e che magari la sua segreteria, Presidente della Repubblica, provveda a prendere i dovuti provvedimenti per dichiarare che quello che è scritto qua è falso. Perché se quello che è scritto qua è vero, io mi sentirei male. E per forza che poi l'Italia va a picco. Dice che abbiamo il terzo debito, caro Presidente, lo sa meglio di me, che l'Italia è il paese di, che so, di santi, di eroi, di navigatori. Però tutti sanno che oggi noi abbiamo il terzo debito pubblico nel mondo. Prima di noi c'è soltanto lo Zimbabwe e il Giappone, anche il Giappone, perché il Giappone si è messo sulla strada di noi italiani e noi europei, ma noi siamo al terzo posto. Si dice che siamo la settima potenza industriale, ma guarda un po' che siamo al terzo posto al mondo come debito pubblico. E chi è che ripaga poi i debiti? Perché i cinesi, perché sono le banche cinesi che prestano i soldi alle banche europee. E le banche europee prestano i soldi alle banche italiane, perché lo Stato si regge anche sulla base dei soldi. Se non bastano i soldi, si rivolge alle banche, tutto il giro si arriva alle banche cinesi. E sappiamo che l'Europa e gli Stati Uniti sono pieni di debiti con i cinesi. Allora, io desidero sapere, Presidente della Repubblica, se quanto scritto in questo articolo. Quanto scritto in questo articolo è vero, sia vero o sia falso. Voi avete i vostri mezzi per disporre degli accertamenti e poi stabilire se quello che è scritto qua è vero o è falso. Vediamo un po' che si dice. Gli stipendi d'oro dei suoi, di lei, Presidente Giorgio Napolitano, gli stipendi d'oro dei suoi impiegati al Quirinale, e che a parità di qualifica e anzianità di servizio percepiscono il triplo dello stipendio di un impiegato del catasto. Poi, risulta infatti che il personale complessivo del Colle del mondo, il personale complessivo è di 2.181 dipendenti, cioè 2.181 dipendenti. Di questi, gli addetti di ruolo alla presidenza ammontano a 1.095 unità. Tra di loro ci sono 108 dipendenti in diretta collaborazione con i vertici della presidenza e poi 1.086 militari, tra loro i 297 corazzieri e addetti alla polizia e alla sicurezza. Questo apparato e la manutenzione dell'immenso palazzo che fu dei papi e dei corazzieri e che fu dei papi e dei re d'Italia, nonché dei suoi giardini, impone una spesa media annua di 235 milioni di euro. È scritto qua, cioè il Quirinale nel suo complesso
e costa ai cittadini italiani 235 milioni di euro. Fermissima impressione del cittadino comune è che il Quirinale sia un lusso eccessivo. È scritto qua. E io chiedo conferma, perché poi vengono fatti i confronti tra le spese del Quirinale e le spese dell'Eliseo e le spese di altre presidenze europee. I raffronti risultano impietosi per il mastodonte burocratico del Colle più alto di Roma. La regina Elisabetta d'Inghilterra dispone di 300 dipendenti. Il re di Spagna di 543 dipendenti, il presidente USA di 466 dipendenti, l'imperatore del Giappone di 1000 all'incirca. Ma proviamo a esaminare i casi di presidenze vicine a quella italiana, ossia la tedesca e la francese. In Germania il presidente ha uno stipendio annuo netto di 199.000 euro. Il presidente della Repubblica Federale Tedesca ha uno stipendio annuo netto di 199.000 euro e dispone inoltre di uno straordinario 78.000 euro per spese di rappresentanza e interventi di vario tipo. Gli organici della Presidenza della Repubblica Federale Tedesca ammontano a 106 unità contro i 2.181 del Quirinale. E poi il presidente francese, gli effettivi della presidenza sono di 941 persone. Gli effettivi dell'Eliseo, gli effettivi dell'Eliseo dove abita Sarkozy, sono di 941 persone, di cui 365 militari. Poi qua si continua, poi si parla pure per esempio del governatore della Banca d'Italia. Attualmente Mario Draghi, che è il banchiere centrale meglio retribuito del mondo, tranne pare Hong Kong. Ecco, Mario Draghi mi pare che abbia fatto recentemente, il governatore Mario Draghi, una bella relazione, no, sui costi della politica. Ha parlato dell'evasione fiscale. Io ho già fatto notare al nostro governatore che ci sono anche 600-620 mila macchine blu, 100 neanche le più. Non so se costa. Se costano di più all'erario del nostro Stato gli evasori fiscali o se costano di più le 600-620 mila auto blu. Il governatore della Banca d'Italia è il banchiere centrale meglio retribuito del mondo. Io mi chiedo come si possono fare poi delle relazioni quando si viene a sapere di essere, quando si sa di essere il governatore meglio pagato al mondo, tranne Hong Kong. Mario Draghi? Mario Draghi, come la mettiamo, Mario Draghi? Va bene. Ecco qua. Allora, caro presidente Giorgio Napolitano, siccome questa è una repubblica, no? Una repubblica democratica fondata sul lavoro, eccetera, 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 io credo che lei vorrà rispondere a questa mia civile domanda. Cioè, chiedo a lei, ma sarà la sua segreteria a fare accertamenti, di stabilire se quello che è scritto in questo articolo sul blog Agora Vox è vero o è falso, di specificare se ci sono delle dichiarazioni false, inattendibili, non veritiere, di specificare. Io do pubblicamente a tutti i miei amici, do l'assicurazione che se mi perverrà una lettera da parte della sua segreteria per indicarmi caso per caso dove l'articolo è menzognero, io farò un nuovo video mostrando la lettera e indicando dove le cifre di questo articolo sono sbagliate. Perché qua risulta che il costo della presidenza della Repubblica Italiana sia molto più elevato del costo della presidenza della Repubblica Francese, del costo della presidenza della Repubblica Germanica e anche del costo della monarchia inglese e della monarchia spagnola. Sì, sono dei primati questi. Sono dei primati come un primato il fatto che noi abbiamo un debito pubblico
abbiamo il terzo debito pubblico al mondo. Allora, se noi abbiamo il terzo debito pubblico al mondo, signor Presidente, ma come si fa ad avere i costi dichiarati da questo blog? Io mi rifiuto di credere che in questo blog sia scritta la verità. La prego, Presidente della Repubblica, mi faccia pervenire in qualche maniera notizie in merito. Va bene? Allora, vediamo un po'. Adesso lei, Presidente della Repubblica, sembra che in Italia ci stiamo preparando a commemorare il 150esimo anniversario della nascita dell'Unità d'Italia. Io ho sentito sui giornali che esiste un apposito comitato di garanzia formato da intellettuali di varia estrazione. E visto che siamo in crisi, non credo che questi intellettuali di varia estrazione che fanno parte del comitato di garanzia lavorino gratis. Beh, se lavorano gratis, fa presto la segreteria della Presidenza della Repubblica a emanare un'ansia per dire che i membri del comitato di garanzia per i festeggiamenti per il 150esimo anniversario della nascita d'Italia lavorano gratis. E siamo tutti felici e contenti che ci sia un comitato di garanzia per i festeggiamenti e il quale lavora gratis. Però ho anche sentito dire che c'è un movimento di architetti per la costruzione di appositi edifici sempre per questa ricorrenza, la ricorrenza del 150esimo anniversario. E siccome siamo in periodo di crisi, io chiedo come cittadino italiano, ma credo che siano in tanti a volerle sapere certe cose, che bisogno c'è mai di costruire nuovi edifici, visto che noi siamo pieni di edifici in Italia, edifici meravigliosi, ma anche disabitati. Ma per quale motivo costruire nuovi edifici? Non c'è bisogno. Ma quanti edifici abbiamo in Italia? E poi, nella peggiore delle ipotesi, ci sono le scuole e le università. Anche quelli sono edifici preposti alla cultura, tra l'altro. E poi bisognerebbe dire qualcosina su come è stata fatta l'Unità d'Italia. Perché noi siamo stati grandi, noi italiani siamo stati grandi ai tempi della Roma di Cesari, ma a questo mondo non si può mica essere grandi per sempre. Siamo stati grandi noi della penisola italica ai tempi della Roma dei Cesari, e poi è toccato al Sacro Romano Impero di Carlo Magno, Sacro Romano Impero Carolingio, poi è toccato al Sacro Impero Romano Germanico, poi è toccato agli imperi spagnolo e portoghese, poi all'impero coloniale francese e a quello inglese. Ora abbiamo, in un certo senso, l'impero coloniale statunitense, ma non possiamo essere sempre grandi. Allora, che male c'è se diciamo che non siamo stati grandi, e lo dicono i libri di storia, che non siamo stati grandi nel fare l'Unità d'Italia, perché l'unità della Spagna è avvenuta nel corso di secoli e secoli e secoli, l'unità della Francia è avvenuta nel corso di secoli e secoli e secoli, l'unità dell'Inghilterra nel corso di secoli, secoli e secoli, l'unità della Russia nel corso di secoli, secoli e secoli, anche l'unità della Germania tutto sommato, ma la Germania è venuta in breve tempo per merito della Prussia, ma la comunità, ma la popolazione germanica era già di fatto unita, molto più di quanto fosse unita la popolazione italiana, che quando è nato il Regno d'Italia la gente non si capiva, tanto diversi erano i pesi, le misure, i dialetti, i costumi e via di seguito. Allora, diciamo chiaramente che la prima guerra d'indipendenza è stata perduta e doveva necessariamente essere perduta perché il Piemonte era solo. La seconda guerra d'indipendenza nel 1859 il Piemonte l'ha vinta perché era alleato con l'imperatore francese Napoleone III e insieme gli eserciti, il piccolo esercito piemontese, il grande esercito imperiale francese, hanno sconfitto gli austriaci. Il Piemonte si è preso la Lombardia, il Piemonte in cambio ha dato alla Francia Nizza e Savoia, ma se non c'erano i francesi non si faceva nulla contro gli austriaci, non si prendeva la Lombardia. La conquista del Regno delle Due Sicilie, vabbè, non lo dice Serafino Massoni, lo dice Dennis Mac Smith,
che è il migliore conoscitore delle questioni risorgimentali italiane. Se non ci fosse stato l'intervento inglese, della flotta inglese nel Mediterraneo, per questioni che riguardavano la politica coloniale mondiale inglese, Garibaldi non sarebbe sbarcato in Sicilia, perché la flotta borbonica le colava subito a picco i suoi bastimenti. E poi il Veneto, 1866, ci dimentichiamo sempre che il Veneto l'abbiamo preso in virtù dei prussiani, sì, allora sì, è il regno di Prussia. I prussiani, alleati al novello Regno d'Italia, sconfissero l'impero austro-ungarico a Sadova nel 1866 e noi avemmo in regalo il Veneto semplicemente perché eravamo alleati della Prussia, ma eravamo stati sconfitti in due piccole battaglie per terra e per mare gli austriaci avevano colato a picco alcune nostre navi. Bene, quindi non, diciamo che l'unità d'Italia è stata fatta dagli europei. Gli italiani hanno contribuito ben poco a fare l'unità d'Italia, diversamente da quanto è avvenuto in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Russia, in Germania e via di seguito. Da noi è stato fatto tutto in 4-4-8, con pochi meriti da parte nostra, soprattutto con l'intervento delle potenze europee. E Prima Guerra Mondiale, Caporetto, e dopo Caporetto, le divisioni austro-germaniche sarebbero andate giù dritte dritte fino in Sicilia se non arrivavano le divisioni inglesi, francesi e soprattutto le divisioni statunitensi, che c'era pure Ernest Hemingway, ci scriverà sopra addio le armi. La seconda guerra mondiale, ma se non c'erano gli anglo-americani, soprattutto gli americani, l'Europa era tutta in mano ad Hitler. Tutto in mano a Hitler, né i partigiani italiani né i partigiani europei potevano nulla se non ci fossero stati i bombardamenti anglo-americani della Germania e se poi non ci fossero stati gli sbarchi anglo-americani in Francia e in Sicilia. Sono stati gli americani che ci hanno salvati da Hitler. Questa è la storia d'Italia. È una storia poco gloriosa, c'è poco da gloriarci per questo 150° anniversario. Noi siamo stati già grandi ai tempi della Roma dei Cesari. Ripeto, non si può essere grandi all'infinito. E allora perché spendere i soldi per questo 50° anniversario? Visto che qua di spese ce ne sono già troppe. Già troppe. A me dispiace di non averlo saputo prima che il nostro, come si dice, Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, è il banchiere centrale meglio retribuito del mondo? Ma perché? Ma che cosa c'ha mai l'Italia? Perché il governatore della Banca d'Italia sia il banchiere centrale meglio retribuito del mondo, tranne pare Hong Kong? Ma è scritto qua? Non l'ho scritto io. Io desidero dal Presidente della Repubblica, come comune cittadino, o dalla segreteria del Presidente della Repubblica, di sapere se questo articolo è pieno di menzogne o se si dice la verità. In estrema sintesi, la verità è che i costi del Quirinale, cioè della Presidenza della Repubblica, sono superiori a quelli degli omologhi di lei, Presidente, di Spagna, Francia, Germania ed Inghilterra. Ma cosa abbiamo noi meglio di loro? Che forse il nostro debito pubblico è messo meglio di loro? Noi siamo al terzo posto al mondo come debito pubblico. Siamo pieni di debiti, siamo. Io direi che quasi quasi ci si dovrebbe vergognare. E poi qualche considerazione. Quando la classe politica, di cui lei presidente sta al vertice, dice che si deve pensare al bene delle future generazioni, queste sono parole, perché i fatti sono che la classe politica pensa al proprio bene. Cioè, i giovani sono il futuro, ma la classe politica pensa al proprio presente, proprio in perfetta coerenza con il comandamento divino, che vale per ebraismo, cristianesimo ed islamismo: onora il padre e la madre. E infatti nei 10 comandamenti c'è il comandamento onora il padre e la madre, ma non c'è il comandamento onora il figlio e la figlia. La classe politica continua a parlare
generazioni, nuove generazioni, però dovevo pensare al futuro dei nostri figli, però in pratica la classe politica parla del futuro dei nostri figli, ma pensa al proprio presente e ci pensa alla grande anche, perché qua siamo tra i primi al mondo, come spese pubbliche e anche per quello che riguarda le spese del Quirinale. Allora, caro Presidente, Giorgio Napolitano, per cortesia, io sono rimasto scandalizzato da questo articolo, ancora non ci credo, e aspetto che sia lei in persona o che sia la sua segreteria a farmi sapere in qualche maniera. Io mi chiamo Serafino Massoni. Serafino Massoni, vedete che da qualche parte lo trovate il mio indirizzo. A farmi sapere se si tratta di volgari menzogne, volgari menzogne della rete, o se è la verità. Se sono volgari menzogne della rete, io tiro un sospiro di sollievo. Se sono verità, invece, casco in depressione. Mi permetto di ricordarle, Presidente Giorgio Napolitano, che io in miei recenti video ho suggerito all'onorevole Antonio Di Pietro e a Beppe Grillo di farsi promotori di campagne, diciamo così, che so, stampa, televisive, vi di seguito, affinché si introduca in Italia, primo paese al mondo, una nuova forma di governo che preveda che i governanti siano privi di proprietà privata, loro e le loro famiglie, proprio come c'è scritto nella Repubblica di Platone. Anzi, Platone andava ancora più in là, diceva che i governanti non solo dovevano essere privi di proprietà privata, ma dovevano avere anche, cioè dovevano avere la comunione dei beni, la comunione, i beni in comunione, non in proprietà, in comunione, ma anche le mogli e i figli, anche le mogli e i figli. Diceva Platone, non un qualsiasi libertino settecentesco, no, lo diceva Platone nel dialogo La Repubblica. I governanti di una Repubblica ideale, sempre, giusta, dove i conflitti sociali siano, diciamo così, diminuiti al massimo, diceva che Platone, che i governanti di una Repubblica ideale, cioè giusta, dovrebbero essere privi di proprietà privata ed avere le mogli e i figli in comune. Perché le mogli e i figli in comune? Per non cadere nella tentazione del familismo, nepotismo e cooptazioni varie. Va bene, Presidente, eccomi qua. Serafino Massoni le chiede di sapere se questo articolo è una volgare menzogna della rete o se dice la verità. E quello che dice questo articolo è, ripeto in estrema sintesi, che i costi del Quirinale sono astronomici, astronomici, anche paragonati a quello che avviene in Spagna, Francia, Germania e Inghilterra. Va bene, attendo con ansia la notizia, incarico i giovani amici del web di far pervenire questo video alla Presidenza della Repubblica, attendo la risposta e mi auguro di cuore che mi venga detto che questo articolo altro non è che una raccolta di menzogne. Grazie Presidente della Repubblica e buon lavoro. Grazie cari amici e a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.